tanti tipi di contagio, c'è anche il contagio dell'odio, il contagio della criminalità organizzata, un contagio che molto di frequente corre attraverso la rete, attraverso il web, attraverso i social network. È il caso di Latina, dove siamo collegati con il sindaco Damiano Coletta. Buon pomeriggio, sindaco, dove qualche giorno fa è comparso sui social un video che inneggiava a un clan operante nella zona di Latina. Diciamo, questa è la brutta notizia. La buona notizia è che la polizia è riuscita a intervenire su quel social network e a inibire completamente, diciamo, la messa in rete di quel video. Però è purtroppo un principio, diciamo, è un segnale, ecco, chiamiamolo così, molto preoccupante, vero sindaco? Sì, beh, quel video l'ho definito inquietante ed è un segnale che non va né sottostimato né sovrastimato. Rappresenta un esito, a mio avviso, di un sistema che appartiene, oramai dovrebbe appartenere al passato. Un sistema, diciamo, in cui c'erano clan sinti che in qualche maniera gestivano la criminalità nella nostra città e che avevano infiltrazioni anche con la politica. E dal 2015 ci sono state una serie di operazioni da parte delle forze dell'ordine, grazie al lavoro della magistratura, della procura, della direzione distrettuale antimafia, della prefettura, ecco, che hanno di fatto scompaginato questo sistema, e di fatto i capi sono in questo momento tutti in regime detentivo e tutti sotto processo. Ed è importante che anche questa commistione con la politica e in parte con l'amministrazione, ecco, siano state definitivamente, diciamo, eradicate. Sì, perché Questo poi il video problema, sindaco, rappresenta di forse questo un video po'. che ovviamente noi non mostriamo, anche se in qualche modo ancora in No, maniera remota certo. presente in rete, è quella di far passare il criminale, il boss locale, il prepotente locale, come un eroe, come qualcosa di moda, perché poi è questo che fanno i social network, eh? Attraverso la musica, poi, quel tipo di musica che soprattutto i giovanissimi ascoltano, no? La rap, la trap. E quindi un elemento pericolosissimo per quelle giovani generazioni che magari non hanno gli strumenti per comprendere, perché non glieli dà la scuola, non glieli dà la famiglia, e quindi trasformano un delinquente in un eroe del web. Sindaco. Sì, infatti il rischio di quel video era che potesse anche esportare un modello, no? Modello, diciamo, tipo Gomorra. Quindi la soddisfazione è che è stato immediatamente bloccato e quindi questa è stata una risposta immediata e ringrazio il lavoro fatto dal nostro questore e dalle nostre forze dell'ordine. Poi, ripeto, è la politica che in qualche maniera deve saper rispondere. Proprio in quel quartiere lì dove nel video si professava una certa, diciamo, volontà di gestire il territorio, noi abbiamo previsto invece un progetto insieme all'ATER di riqualificazione attraverso un parco attrezzato, una pista ciclabile e un centro sociale. Eh Io sì, credo che la perché politica, ecco, debba certo. rispondere così, attraverso queste forme di riqualificazione, insieme giustamente alla repressione da parte di chi è deputato a garantire la Sì, perché sicurezza. poi insomma ognuno deve fare la sua parte, la scuola, le famiglie, nell'educazione, però poi se lo Stato abbandona, lo Stato nelle sue varie forme, dal comune ovviamente al governo, abbandona e fa vedere che alla fine conviene più stare con i criminali che con lo Stato, beh, allora insomma, saltano tutti gli schemi. Ovviamente non è così, conviene sempre e comunque stare dalla parte dello Stato. Damiano Coletta, sindaco di Latina, grazie. Ricordo tra l'altro che chi si volesse fare un giro sulla Grazie via Pontina per andare a Latina scoprirà tante aziende farmaceutiche, c'è anche la Reitera proprio all'inizio della via Pontina, non perché lo inviti a fare un tour delle aziende farmaceutiche, ma per far capire che tanto si produce tra Roma e Latina in termini di farmaci, è un asset importante della nostra economia. E poi diciamoci la verità, Latina è anche una bella città, c'è il mare, ecco, per dire, non parliamo solo di criminalità e riscopriamo il bello che c'è in tutti i luoghi del nostro paese. Grazie sindaco.